Se sei sottoposto a procedimento penale per il delitto di sottrazione internazionale di minore, ascolta attentamente ciò che ho da dirti perché c'è una novità molto importante su questa materia che devi necessariamente conoscere. Ebbene, con la sentenza numero 102 del 2020, la Corte Costituzionale è andata ad incidere in maniera molto profonda su questa norma, andando a dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 574 bis del codice penale, nella parte in cui prevede che in caso di condanna di un genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, debba essere disposta automaticamente la sospensione della potestà genitoriale nei confronti di questo genitore. Ciò su cui va a incidere la Corte Costituzionale in questo caso è proprio su questo automatismo, ovvero sia sul fatto che in caso di condanna per sottrazione e trattenimento di minore all'estero debba essere automaticamente sospesa la potestà genitoriale, ritenendo quindi intollerabile che in caso di condanna potesse essere disposta in maniera automatica questa sospensione, dal momento che doveva essere considerato prevalente non l'interesse del genitore, bensì l'interesse del figlio minore. In questo caso l'intervento della Corte Costituzionale si fonda proprio sulla base della normativa internazionale e quindi sulla base della Convenzione di New York sulla salvaguardia dei diritti del fanciullo, dove si prevede espressamente che il diritto prevalente in caso di conflittualità dei genitori deve essere sempre il diritto del minore ad avere un rapporto con il genitore. E quindi, come avrai capito, ciò su cui va a incidere la Corte Costituzionale è l'automatismo attraverso il quale si prevede la sospensione. In questo caso, a parere della Corte Costituzionale, dovrà essere sottoposta al vaglio del giudice che decide nell'ambito del procedimento se debba essere disposta o meno la sospensione della potestà genitoriale, ma sempre in questo caso sulla base dei diritti del minore. Questo perché? Perché sostanzialmente essere condannati per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero non significa automaticamente essere un cattivo genitore, né tantomeno significa che il minore non debba avere il diritto di continuare ad avere un rapporto con questo genitore, perché potrebbe essere nel suo superiore interesse e quindi, in questo caso, la Corte Costituzionale va a dichiarare illegittima questa norma. Io ritengo che l'intervento della Corte Costituzionale su questa materia sia quantomeno dovuto, proprio perché va a incidere su un automatismo che è fastidioso, nell'ambito soprattutto di rapporti familiari particolarmente complessi, e va ad incidere soprattutto su un diritto, quello del minore ad avere un rapporto costante con i propri genitori, che in ogni caso, così come sancito dalla Corte Costituzionale, non può essere violato.